Cos'è? Spiegatemi, perché io non c'ho ricordo la diretta. Allora, è un mixtape, praticamente abbiamo raccolto, abbiamo fatto le raccolte di tutto il rap della Piana dagli inizi a oggi, cioè proprio come un greatest hits della Piana, proprio per dire che nella Piana, se oggi ci siamo noi, prima c'è stato qualcuno che ha fatto le fondamenta, come gli Strani Animali, tra cui DJ Emanuele, Zamo, DJ Imbatò, Cumpa Creo, Loop Luna, L Mare, J Trivella, Ciccio Sentenza e tanta altra gente. Ok, quindi sicuramente un grandissimo prodotto, tipico della Piana, dove hanno collaborato tanti grandissimi artisti underground. Sì, sì, anche mainstream come Turi, che cioè, fare un prodotto della Piana e non citare Turi è fare peccato. Quindi, riprendiamo un po', come si può dire, l'atmosfera di Los Angeles, un po' cicana, tipo le mani giunte col crocifisso, però abbiamo levato il crocifisso, abbiamo levato il rosario, abbiamo fatto il rosario con i peperoncini, al posto del crocifisso abbiamo messo il logo Vedamente Ferro, quindi abbiamo un po' ricreato questa atmosfera di Los Angeles in chiave calabrese. Però sappiamo, la maglietta ormai è ricercatissima sui social. Anche perché abbiamo puntato più ad un prodotto di qualità e un numero limitato, non abbiamo fatto 500 magliette, abbiamo fatto una tiratura di 50 magliette con tanto di etichetta in basso, cucitura 150 grammi, stampa fronte retro, ci siamo affidati a Grind che è un super grafico, quindi non abbiamo fatto una cosa tanto per farla. Enrico comunque pensava di essere avanti con il portachiavi, l'anello, tutto quello che ha, però poi è arrivato DJ Schizzo con il tatuaggio e lui si è saltato. Vabbè, dopo 5 anni, come penso nei comuni, si cambia o no? Sì. Capito, quindi gli ho passato il testimone a Gianni, non è che io l'ho passato, se l'è preso, è diverso. Di prepotenza. Di prepotenza, sì. Allora, dall'estero è da 3 anni che vivo in Francia, quindi abbiamo fatto questa sede staccata in Francia, stiamo producendo dei ragazzi francesi, un po' dei ragazzi nuovi, già dei ragazzi che sono un po' affermati in Francia, quindi diciamo che tra novembre e dicembre uscirà qualcosa di più concreto, già siamo usciti con dei singoli. Vedamente Ferro si è allargata pure al mercato un po' rock, alternative, electro, e ci apriremo pure alla musica dance, e lancio questa piccola frecciatina a Luciano se vuole produrre qualcosa per la nostra etichetta dance.